Ciao a tutti qui da Abel Accademia Fantacalcio. In questo video vedremo insieme la storia dei videogiochi sul calcio. Ho fatto una raccolta di quei giochi che hanno cambiato il panorama proprio dei games dedicati al nostro sport preferito, che è appunto il calcio. Ma prima di partire con la nostra storia, vi invito a lasciare qui sotto nei commenti qual è stato secondo te, secondo voi, il miglior videogioco che avete mai giocato sul calcio. La prima casa e console in assoluto a creare videogiochi sul calcio è stata la storica e importante Atari. Pensa che sono passati già 40 anni dal primo videogioco. Atari Soccer del 1980 è stato considerato e è considerato da tutti il primo vero gioco di calcio della storia dei videogiochi in assoluto. La Taito ci aveva provato prima, qualche anno prima, a fare un gioco sul calcio, ma per le difficoltà tecniche e di giocabilità non viene neanche considerato, quindi l'abbiamo tolto, diciamo, da questa lista. Infatti Atari è considerato il primo vero gioco di calcio in assoluto. Aveva una grafica molto curata per l'epoca. Erano semplici, ovviamente, considerando i nostri di oggi, penso all'evoluzione dei computer e console in 40 anni, insomma, di tecnologia, ma si poteva già vedere la movimentazione delle gambe. Anche la giocabilità non era male e la movimentazione simulava il più possibile una partita di calcio vera. Nel 1982 l'Atari ci riprova e crea per la sua console Atari 2600 PLS Soccer, prendendo come riferimento il re del calcio, il grandissimo Pelé. Qui c'è stata una piccola evoluzione. Questo è uno dei primi giochi a colore, il primo sul calcio. La grafica è più scarsa del primo gioco Atari Soccer che abbiamo visto prima. I giocatori qui sembrano delle piccole palline colorate. Molto brutto da vedere, però la movimentazione è speciale e si vede finalmente un campo con le giuste proporzioni. International Soccer del 1983. Uscito per la console Commodore 64, in questo gioco tutti i giocatori sembrano dei giganti con prospettive a dir poco strane, lo vedete insomma dallo schermo. Ha più dettagli rispetto ai precedenti. Puoi per la prima volta scegliere la difficoltà degli avversari e puoi giocare con un amico non solo più uno contro l'altro, ma anche assieme contro i bot nella stessa squadra. È stato il primo gioco a togliere la leadership dell'Atari nei giochi di calcio. Italia 90, 1989, il primo gioco ispirato ai mondiali di calcio, appunto i mondiali italiani. È uscito su due nuove console che avrebbero cambiato la storia dei videogiochi, il Master System e il Mega Drive, una concorrenza che ha fatto la storia e che ha contribuito allo sviluppo tecnologico del settore. In questo gioco, dopo il tiro, la prospettiva cambiava. Così il player poteva visualizzare come se fosse in prima persona se la palla entrava o no dentro la rete. Una trovata geniale che ti creava molta ansia e curiosità di vedere come andava a finire ogni occasione. FIFA International Soccer del 1993. Bene, questo qui è il primo gioco della famosissima EA che ha creato FIFA. Infatti, questo viene riconosciuto da molti il primo FIFA, insomma la serie di giochi sul mondo del calcio più venduta in assoluto. Viene riconosciuto come FIFA 94 dagli appassionati. È stato un gioco molto famoso all'epoca, uscendo sia su Mega Drive, Genesis che Super Nintendo. È stato anche il primo gioco ad avere una vista isometrica del campo di gioco, con l'approvazione ufficiale della FIFA, anche se non hanno potuto mettere i nomi reali dei calciatori, come lo fanno adesso. Il primo gioco a fornire un vero realismo grafico e di fisica. Oltre a questo, i suoni erano registrati dal vivo,
dai tifosi in alcuni stadi di calcio. International Superstar Soccer 1995. Qui entra un'azienda che farà la storia nel mondo dei videogames, sul calcio e non solo, la grandissima Konami. Con International Superstar Soccer fa il suo esordio che in pochi mesi, partendo dal giugno 1995, arriva a diventare un fenomeno mondiale, diventando il gioco più venduto in assoluto di quell'anno. Esce prima per Super Nintendo, poi per Mega Drive e anche PlayStation. In questo gioco per la prima volta potevi distinguere molto facilmente dalla grafica ogni calciatore, con in aggiunta il suo nome sullo schermo. Tutte le animazioni sono fatte molto bene e potevi vedere anche una mini mappa per capire dove e come si muoveranno e si muovevano i calciatori in campo. Potevi anche ruotare il calciatore, fare delle finte e tirare in vari modi possibili. Questo qua è un gioco che giocavo spesso quando ero bambino, me lo ricordo bene. Non immaginate quanti litigi e quante risate ci siamo fatti qua davanti a questo schermo a giocare questo videogioco. Actua Soccer 1995, infatti un altro gioco che esce sempre nel 95 e che cambia anche qui tantissimo proprio i giochi di calcio. Perché? Perché ha una grafica interamente, come vedete qui dallo schermo, in tre dimensioni. È stato il primo, con questa nuova console rivoluzionaria che era la PlayStation, a lasciare il segno, insomma, in questa nuova console. Finalmente si poteva sfruttare al meglio il potenziale del 3D e le prospettive diverse in mezzo al campo. La giocabilità non era il massimo, era un po', diciamo, robotica, diciamo così, era un po' strana, ma rimane sempre considerato il primo gioco in 3D, era fatto abbastanza bene. FIFA 96. Con una pulizia incredibile rispetto ad Actual Soccer, che abbiamo visto prima, inizia tutta la grande storia dei successi di FIFA. Rispetto alla concorrenza, sia la grafica che la giocabilità era veramente superiore. Dopo l'uscita su PlayStation, supera alla grande il numero di vendite di Actual Soccer e anche di International Superstar Soccer. Iniziava una leadership del settore che durò fino al primo Winning Eleven della Konami. Winning Eleven 2000. Beh, il mio gioco preferito di tutti quelli che abbiamo raccontato finora. Ci ho passato ore e ore della mia vita a giocare questo videogioco, un videogioco secondo me fantastico, che ha cambiato la storia. Vedete la grafica, vedete come il gioco, come si giocava all'epoca. Ricordiamoci che sono passati 19 anni, sono passati 20 anni ormai dal primo Win Eleven, e come vedete la grafica, come vedete il gioco è fantastico ancora. Infatti questo gioco ha cambiato il mercato per sempre e ha dato via una battaglia tra FIFA e PES che ancora oggi persiste, e anche se FIFA negli ultimi anni è riuscita in qualche modo a superare poi PES comunque rimane sempre un grandissimo gioco, e l'ultimo poi sta dando filo da torcere a FIFA. In Oriente esce con il nome Win Eleven, come sappiamo, con un successo enorme a tal punto da far uscire il gioco il più veloce possibile anche in Occidente, questa volta con il nome che conosciamo meglio, Pro Evolution Soccer, PES. Ha copiato tutte le caratteristiche di successo di FIFA, introducendo però novità mai immaginate e una giocabilità molto più simulativa e accattivante. Cioè basta vedere il gioco, uno rimaneva veramente all'epoca impressionato dalla grafica, e anche se non avevi i nomi dei giocatori, che ancora oggi non sono quelli ufficiali, esisteva con la Master League, insomma un modo di giocare diverso e molto più, secondo me, interessante. I giocatori si muovevano con una grazia e una fisica di gioco impressionante per l'epoca, e in quella Master League ci ho passato veramente tante ore della mia vita creando la squadra. Insomma, ha introdotto anche delle modalità di gioco diverse che hanno rivoluzionato il settore. Ti invito a iscriverti al canale per seguire altri video come questo, con altre storie sui videogiochi, sui calciatori non solo, e ci vediamo presto qui all'Accademia del Fantacalcio. Un abbraccio a tutti. Ciao!